per l'Italia, se puoi venire, ti prego, scusaci il ritardo, chi c'ha fretta di andare via in genere a sopraffare, non è detto. Comunque qui ci sono le persone che sanno prendere nota di tutto. E Giovanni Pascali si avvicina perché deve dare una risposta. Vai. Io sono un po' in imbarazzo perché sono qui l'unico rappresentante della Toscana, quindi mi sono piombato addosso di potere che per posto di Italia Nostra, di cui sono socio, di Margherita Giugno in particolare, che segue da tanti anni la questione eolica e in generale, e della rete di resistenza sui crinali, che è una rete che si occupa proprio, nata per le contrastare la produzione dell'eolico sui crinali, che ha avuto come portavoce Coppini, Alberto Coppini, scusate un attimo di emozione, che sarebbe la persona adatta per parlare qua oggi, però non è più portavoce, non è potuto venire. Vabbè. In realtà io faccio parte di un comitato spontaneo che si chiama Aria Cheta di San Godenzo, che si è costituito per contrastare la realizzazione di un progetto eolico sul crinale proprio nel paese di San Godenzo, e che è riuscito in due anni di lotta a fermare il progetto. Questo non vuol dire che il progetto è stato bocciato, però è in attesa di sono state richieste tali e tante integrazioni al progetto che possiamo sperare che forse non riescano a ripresentarlo comunque. Ecco, e qui una domanda: sono state richieste da chi? Questo è il punto importante del mio intervento, secondo me, perché questa esperienza nostra di Aria Cheta è che si lavora in due, in tre, in quattro, ma si lavora bene se ci sono le associazioni, in particolare Italia Nostra, WWF, Pro Natura, Lega Ambiente no, perché in Toscana Lega Ambiente è legata a un certo tipo di ambiente, veramente il PD, che è il governo della regione, per cui siamo trovati a combattere contro Baronti, che è il referente per l'energia eolica di Legambiente Toscana, presidente di Legambiente Toscana. Con questo apro una parentesi per dire che comunque esistono delle sezioni di Legambiente che combattono contro l'eolico, ne abbiamo conosciuta una a Piacenza, che ha fatto un convegno eccezionale, che ha coinvolto il dottor Miserotti, quindi non tutti i soci di Legambiente sono da mettere a roba, alcuni forse sì. Detto questo, perché le associazioni sono importanti? Perché, a mio modo di vedere, quello che è fondamentale per riuscire ad ottenere lo stop in un progetto sono le osservazioni. Questo lo sappiamo tutti, no? Le osservazioni possono essere fatte o da singoli cittadini o da associazioni. Noi abbiamo avuto la fortuna di avere un agronomo molto esperto che faceva parte del comitato, un cittadino minacciato direttamente dalla costruzione dell'impianto. Abbiamo avuto come aiuto un personaggio X che non voglio nominare, che però se conosce molto bene la burocrazia e le procedure di questo genere. Abbiamo avuto l'appoggio di Maria Rita Signorina. E questi sono stati fondamentalmente gli elementi che hanno mosso la sovrintendenza, che ha dichiarato che non era ammissibile costruire un parco eolico nel nostro territorio. E questo è l'unico parere negativo che è rimasto però vincolante, che sono stati importanti per richiamare l'attenzione sul fatto che le stime ornitologiche non erano state fatte nella maniera giusta, che le foto presentate nel progetto erano sbagliate, false, che il progetto e le carte catastali erano in parte sbagliate. Quindi quello che conta in assoluto più di tutto è riuscire a lavorare seriamente sulla fase delle osservazioni.
Quindi il mio appello è: conviene comunque cercare di coinvolgere in questa fase di lavoro pareri di ornitologi, cercare di farsi vivi con l'ufficio valutazione di impatto ambientale, l'ufficio via, richiedere tramite le associazioni che hanno diritto di farlo la presenza in conferenza dei servizi delle associazioni stesse, dei cittadini e dei periti di parte, che siano ornitologi, che siano geologi, noi avevamo il problema geologico, Monte Renzo ce l'ha anche, l'impianto che hanno costruito sotto casa di Romanelli. Perché questo alla fine è quello che è l'unica cosa che conta. Il TAR purtroppo di per sé può servire a risolvere una situazione provvisoriamente, ma quello abbiamo visto tante volte, viene scavalcato. E allora cosa è successo? Questo è sintomatico della Toscana. Purtroppo io prima ho sentito qualcuno appellarsi alla bontà della Convenzione europea, che è stata veramente lanciata dalla Regione Toscana, purtroppo da un Presidente della Regione che non c'è più. Attualmente cosa fa il nuovo Presidente della Regione? Avoca a sé il diritto di giudicare sulla valutazione di impatto ambientale, ovvero sospende l'ufficio di via e destina il funzionario a capo di questo ufficio ad altra funzione. Quindi in pratica cosa succederà? Abbiamo tutti chiari segni, anche tramite conoscenze, perché Maria Rita è tanti anni che è nell'ambiente, che lotta, eccetera, che molto probabilmente la Regione sta già prendendo accordi con dei poteri forti, li chiamo io poteri forti, no? Scusate, uso parole poco idonee, magari, che però spero siano chiare, per fregarci in pratica, per ripresentare il nostro progetto o forse altri progetti nell'imminente stagione. Eliminando di mezzo l'ufficio di via, cosa succede? Rossi, il nuovo presidente, deciderà lui se ci sarà bisogno di impatto di valutazione di impatto ambientale, chi eventualmente. Io poi non sono un tecnico, non mi occupo di queste cose, sono uno stupido giornalista o comunque mi occupo di comunicazione, di editoria e di altre cose. Sto cercando semplicemente di comunicarvi quella che è la nostra situazione. Un'altra cosa, quindi insomma, la Toscana purtroppo non è un punto di riferimento e quello che era una buona dichiarazione di intenti è rimasta terribilmente disattesa, tant'è che abbiamo avuto veramente problemi con la Regione. Nonostante questo, però, l'anno scorso è successo, forse era già quest'anno, no, due anni fa è nata questa rete dei comitati, cioè cosa abbiamo fatto. Siccome ci sono diversi luoghi dove vorrebbero costruire impianti eolici, la Toscana è piuttosto ampia come crinale, va dalla Spezia praticamente fino a qua, e l'Emilia Romagna pure, ci siamo resi conto che spesso questi impianti erano sul crinale e abbiamo creato una rete per la resistenza sui crinali, grazie appunto a noi, a Maria Rita Signorini, a Alberto Cutti, dicendo esattamente le stesse cose che diceva Fagioli, lui che ha parlato ora, insomma. Bisogna creare questa rete di scambio, di esperienze, di competenze, le esperienze che un comitato ha maturato deve mettere a disposizione degli altri, eccetera. Ha funzionato e non ha funzionato. Non ha funzionato nel senso che la Toscana non ha mai trovato un portavoce che si facesse carico della responsabilità di dire io parlo a nome di l'Emilia Romagna. L'ha trovato Alberto Guppini, che l'ha fatto per circa un anno, poi a un certo punto ha detto basta, non ce la faccio più, perché comunque vuol dire affrontare una mole di lavoro. Poi Alberto è una persona estremamente competente e pignola, quindi si andava a studiare tutte le cose, e anche ora io ho qui un documento in 10 pagine in cui lui analizza la proposta di legge che viene la nuova normativa che lui mi chiedeva prima. Purtroppo io non sono in grado di interpretarla sinteticamente, le notizie sono cattive, andate sul sito Resistenza, Rete della Resistenza sui Crinali, ci sono queste 10 pagine di documento, lo trovate, www.resistenza sui crinali. Allora, lui ha fatto da portavoce per un po', correndo ad ogni riunione di ogni comitato,
quando si sono indette le riunioni della rete, alla prima eravamo in 5, la seconda eravamo in 4, la terza eravamo in 3, la quarta non si è fatta. Cosa vuol dire? Gestire questo tipo di reti è una cosa estremamente impegnativa. Questo non vuol dire che la rete non funzioni. La rete funziona benissimo se non ci si trova, se ci si scambia le informazioni. Se, ad esempio, uno mi dice hanno presentato una... o uno sconosciuto, anche uno che non fa parte della rete, viene indirizzato a noi da conoscenti e dice nel mio comune hanno proposto, hanno messo gli anemometri, hanno detto che vogliono fare una cosa, cosa dobbiamo fare? Allora gli si dice cerca i referenti delle associazioni, cerca di fare questo, cerca di visionare il progetto depositato in comune. Tutto quel sapere che noi abbiamo accumulato nel giro di 3-4 anni lo si mette a disposizione di queste persone, gli si mette a disposizione il parere, però adesso io non voglio essere disfattista, però è molto, siccome le risorse che abbiamo sono molto poche, parlo di risorse umane, non di risorse tecniche, quelli sono anche un altro discorso, bisogna cercare di essere molto sobri, bisogna cercare di mettere in comune ma con il minimo sforzo possibile, allora la rete può funzionare. Questa è la nostra esperienza, noi non ci riuniamo da 3 anni credo. Però ogni giorno ci sono persone che leggono le mail, per cui Alberto Cuppini ieri sera ha scritto questo documento, me l'ha mandato, mi ha dato da portarvelo qua, non c'è stato modo e tempo. Però la rete funziona, c'è bisogno, la rete funziona. Il Comitato di Montefaggiola si è costituito un anno fa, sono stati bravi i ragazzi che l'hanno costituito, però altri membri di altri comitati li hanno aiutati, sono riusciti a far bocciare un progetto. Grazie. Uno di noi è diventato Italia Nostra, io, un altro è diventato WWF, Paolo Mattioli, che è un altro Paolo Mattioli, non più Paolo Mattioli. Che io sono. Mattioli. Ah, Mattioli, ecco, allora è chiaro. Insomma, bisogna essere molto elastici e io ho un po' paura che da come sono state presentate le cose si sprofondi. Cerchiamo di essere presenti quando ce n'è bisogno, sicuramente, però fare riunioni intermedie, dico state attenti, è molto molto pericoloso. Vorrei dire tantissime cose, ma non è un bravo. Gentilissimo, con il comitato aderito a tutti i nostri documenti, con una disponibilità unica. E allora, dunque, intrattenete ancora per l'intervento di Giovanni Pascali, adesso per forza, cioè abbiamo ancora diciamo 20 minuti, va bene? Resistiamo ancora, siamo 35, tranquillamente. Sì, chiudiamo, poi andiamo a visitare il castello, fare una foto al castello. Ho dimenticato, dimenticato di dirlo, quel poster lì l'ho fatto io. Se li volete sono lì, sono per voi, prendeteli, le cartoline sono lì, prendetene quante ne volete. Ah, questo materiale è tutto per chi lo vuole prendere. Ne ho in abbondanza. Fa paura, ma concretizza un po' la paura che abbiamo noi.